Buongiorno ragazzi, benvenuti su Rising Storm 2 Vietnam. Questo è il mio gioco preferito che gioco da parecchio tempo a questa parte. Sono arrivato a livello 69, poi ho dovuto mollarlo per circa un anno più o meno, forse due, perché non me lo reggeva più il PC, scaldava troppo, quindi l'ho ripreso adesso che c'ho il PC nuovo ed è sempre bellissimo. Se vi piace questa serie spaccate di like, ve li porterò ogni tanto qualche let's play, qualche partitina, perché è veramente figo, proprio... Ambientato nella guerra del Vietnam, ce ne sono pochi di giochi, titoli multigiocatore, ce ne sono pochi. Questo secondo me è uno dei più belli, è tattico, è figo, mi piace da morire sinceramente. Quindi ci spariamo subito una partita. Ok, allora, voi dovete sapere che la mia classe preferita ovviamente sono gli Stati Uniti. La maggior parte delle volte gioco da solo, però delle volte gioco anche in squadra, cioè da giocare in squadra ovviamente, per carità di Dio, però. Allora, l'M4 è pronto, il caricatore è pieno. Io direi di conquistare questa collina di merda. Dobbiamo stare attenti comunque, perché i Vietcong si mimetizzano molto bene. Ecco perché la loro uniforme è praticamente identica al colore di questo sasso, quindi fate voi, eh. Ok, stanno prendendo Charlie, ma... Ok, devo dargli Manfort. Io non ho praticamente mai usato i Vietcong, vi giuro non riesco a usarli, cioè non è che non riesco a usarli, è che mi piace talmente tanto la classe americana con l'M16 che cioè, proprio disprezzo i Vietcong, sinceramente, non riesco, proprio preferisco aspettare, anche se trovo la squadra piena, preferisco aspettare che si liberi, esca qualcuno per usare l'americano, non mi interessa niente. Charlie, vai giù! We are taking Charlie. Ok, ok, vi aiuto, vi aiuto. Ok, tocca controllare bene anche i tunnel perché arrivano da tutti i punti un po'. Ok, sto... Ah, merda! Ah! Vedete, la morte è molto veloce. Ok, Charlie l'abbiamo preso. Oddio. Esplosivo al fosforo. Ok, in teoria da qua ne scendono gli stronzi. Comunque la partita finisce o quando gli americani conquistano tutto, oppure quando finiamo i rinforzi, quindi perdiamo. Va, va, li bastardi. Vi ho preso, stronzetti. Mio! Ricarichiamo. Non so se l'ho ucciso io. Vabbè, era un assist forse. Preso. Vi difendo io, signori. Conquistiamo la collina. Fuck, fuck, devo andare a cambiare posizione. Aspetta, visto uno scendere da qua. Mi do granata. Charlie vuole farci una sorpresa. State in campana. Charlie, dove vai? Uscito, sentito. Charlie vuole la nostra posizione! Non l'avrà mai! Batteremo con le unghie con i denti! Difendiamo la collina e prendete quel diamine di D! C'è una strage di Charlini. Merda! Strategia di... Ok, dobbiamo prendere adesso il lato D. Lato D... È difficile, come il lato C ovviamente. Però il problema di tutto ciò è che mentre prendiamo il lato D, dobbiamo cercare di tenere il lato C. E questo è il problema maggiore. Granata. Questa è una granata lì. Ok, vamo, 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 vamo. Ecco, vedete, Charlie sta venendo attaccata. Shit, lasciamo due granate. Oh,
Uno c'è il lanciafiamme, non bruciarmi. Perché sono alla fine. Ho ucciso uno con una granata. Fuck, un macello. Ah, cazzo, non l'avevo visto. Una squadra deve difendere C e l'altra deve cercare di prendere D. Se non si fa così non si vincerà mai. Se non si fa così, beh, perlomeno bisogna cercare di morire il meno possibile e cercare di uccidere più vietcong possibili. Ecco, mi sono rimasto bloccato io. Catroie. Cazzo, sono rimasto bloccato. Hanno 97. No, 80. Rinforzi in più. Cazzo. No, dove cazzo l'ho segnalato anche io? Se non vi bendate, crepate. È molto semplice. Quando vi feriscono. Me l'ho ferito al panciotto. Woo! Ci ha battuto un elicottero. Un elicottero d'assalto. Ci sono anche i veicoli, ovviamente. Elicotteri d'assalto, roba così. Quindi sì. Shit. Vendete la collina! Ah! Ma dobbiamo cercare di tenerci un po' sul lato destro. Solitamente sul lato destro ci sono i cecchini. Sta zitto! Sul lato destro si tengono i cecchini solitamente. Potrei sbagliarmi. Ma prima era sempre così. Si tenevano sul lato destro e sparavano a chi saliva. Merda! Stronzo! No, anche Charlie. Oddio, queste finiscono in modalità stallo. Finiamo rinforzi, mi sa. Ok, andate. We are taking Delta. Bravi, prendete del tiro. Visto. Fanculo! Non mi avrete mai, Charlie! Toh! Grande, scambio di granate! Merda, cazzo! Ok, prendiamola con la cazzo di D, porca troia. Abbiamo un pochi rinforzi, ne abbiamo solo 95 adesso. Se finiamo i rinforzi, siamo... fottuti! Merda, bombardamento, shit, via! Ma che bello però il bombardamento. Abbiamo 70 rinforzi, loro ne hanno 202. Sapete cosa succede poi? Che praticamente quando abbiamo pochissimi rinforzi ci vengono tutti a cercare. Perché solo quando tutti quelli del team hanno pochi rinforzi sono morti, la partita finisce. Recon is in the air. Quindi vedrete tipo 30 giocatori che discendono la collina in ciabatte con l'infradito. Perché era l'infradito. A cercarci. Ok, io difendo questo lato come posso. Uno l'ho preso io, vero? Sì. Nabbi di livello 5 che vogliono scendere la collina. Preso! L'avevo visto! Ho un occhio da falco, cazzo! Sono abituato a sto gioco. Fa culo. Vieni colpi. Charlie a fianco a me, cazzo. Tu Vernanna. Oddio, senti le urla. Qualcuno è andato a fuoco. Ragazzi, sto per finire i colpi io qua, non è vero. C'ho 5 caricatori. Preso. Cazzo, preso. Culo. Vai giù. L'ha detto Charlie. Signori! Prendete sto schifo di collina puzzolenta.
Ecco, 5 minuti rimanenti, noi non abbiamo fatto un cazzo. Preso. Ok, lo so che molti di voi magari stanno lamentando, ma questo non è Call of Duty, non posso correre da una parte all'altra. Ecco, vedete cosa succede? Cioè, non potete prendere e correre da una parte all'altra, dovete rimanere fermi. Però l'ho ucciso! Ah no, no, è ancora vivo, però l'ho colpito. Zero rinforzi rimanenti. Ah, vabbè, esco perché la partita è finita, purtroppo non abbiamo avuto i risultati sperati. Ah, andiamo a giocare su Cookie! Una delle mappe che odiavo di più, fra virgolette. Ma anche una... Cioè, a me, per dire, non c'è nessuna mappa di questo gioco che mi sta sul cazzo. Mi piacciono praticamente tutte, tranne magari quelle un po' più chiuse dove non puoi fare questa modalità territori. Che magari devi fare, che so, deathmatch, team deathmatch, ma alla fine è sprecato, diciamo, per il team deathmatch. Ecco, questa mappa è il top. Nelle risaie! Ok, la partita è appena iniziata. Perfetto, andiamo già, buttiamoci nella mischia. Allora, il nostro primo obiettivo è conquistare praticamente la prima zona lì in mezzo. Lockdown in 4 minuti, cosa significa? Sono bloccati così già da parecchio. Devono conquistare praticamente una sorta di bunker che ci sta lì in mezzo, cercando allo stesso tempo di tenere fuori Charlie. Ah, Charlie! Ah! Shit! Ah! Non so se c'è qualcuno lì. Il nostro amichetto sta sparando lì. Quindi sì, c'è qualcuno. Lo dobbiamo avanzare, zii. Wow, wow, wow. Ok. Ora. Questo è il terrore dei sette mari, proprio. Dobbiamo prenderci quella casetta là in fondo. Beccato uno. L'ho preso? Shit, quello di sì. Sì, l'ho preso, Dio mio. Stava crivellando tutti. Grandi. Io l'ho lanciato con lo schifo di granate. A C47. Praticamente crivella tutta la zona. Merda, a cazzo! Comunque è dannatamente difficile avanzare, perché ovviamente loro si accampano, giustamente devono difendere. Quindi noi non è che possiamo fare chissà cosa, eh. Cercare di non rimanere fermo in queste casette così, perché comunque le prendiamo di mira. Dai. È arrivato un bel missile. Non è da dove. Ok, ok, la stiamo per prendere. Vai così, vai così, zi. Ma ci dobbiamo prendere il C però. E mantenere questa. Che è un problema. Mo' arrivano. Arrivano a fare colazione. Di Charlie. Sì, mettetevi in mezzo. Così faccio team kill. Dov'è Charlie? Non ci sono Charlie per ora. Ok. Fuck. Merda, qualcuno mi sta sparando. Ah, fanculo. Ora dobbiamo cercare di prendere C, mentre gli altri tengono D. Sarà complicato. Stiamo anche bombardando. Ciò significa che c'è parecchia gente lì in mezzo. No, no, quello che conviene passare. Pare tranquilla la situazione.
escono lì. E uno lì. Dai, tira quello fuori con la faccia da culo. Ah. Preso. Napalm inbound. Take cover. Preso. Merda. Lo provo a beccare. Ok, vado. Ti colpio. Cosa peggiore è rimanere senza proiettili? Pronto, uno scontro a fuoco. Tu senti il click dall'arma, si è finito. Ok, essendo leader di squadra, ho diritto alla pistola e anche al fumogeno viola, che non mi ricordo che cazzo serviva, ma comunque serviva. Forse per segnalare dove bombardare. Minchia, guarda. We are taking Charlie. Ah, fanculo, ricarico. Andiamo, 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 andiamo. Bastardo. Attenti ai ciarlini. Bisogna stare attenti molto anche alle trappole, perché le mine a pressione sono molto piccoline. Qui sono le mine a filo, sapete, quelle classiche dei Vietcong. Quindi un casino. Veramente un casino. C'era qualcuno, ma nel dubbio facciamo esplodere tutto. Abbiamo preso Charlie. Indovinate un po', abbiamo perso D, vero? No! Stiamo avanzando. Ah, cazzo! Non so chi mi ha preso. Cosa c'è scritto? Tactical Greta Thunberg si chiama. Greta Thunberg. Chissà che fine ha fatto. Non l'ho più sentito. Prima mandava sempre messaggi. Adesso non l'ho più sentito. Dove diavolo è finita? Guarda che c'era un ciarlino lì in mezzo, occhio. Oddio. Guarda che si prende le armi dei nemici. Che cazzo di americano sei, eh? Quindi questo uno correre qua, ma tanto... Passateli in mezzo, puttana merda. È complicatissimo vederli qua in mezzo. Ma dobbiamo avanzare. Dobbiamo vincere sta cazzo di partita. Saremo gli eroi. Non l'ho preso. Mio! Oh, signore, mi sparano a me adesso. Con calma, con calma. AC-47 inbound, take cover. 105 metri, dai, sono al sicuro. Bisogna stare attenti perché ovviamente se finite in mezzo al fuoco o al bombardamento amico, beh, crepate lo stesso. Charlie, infame. Merda! Ah! Comunque fa ridere che molti si mettono un nome magari simile ad altri nomi di personaggi, di film, robe così. Tipo, io ho beccato giocatori col nome di Bubba, che era l'amico di Forrest Gump durante la guerra in Vietnam. Però, poi c'era... Aspetta, Comandante Dan, tipo, c'era un casino, porca troia. No, quello non posso... No, non posso tirare fuori la testa. Aspetta. Shit. Non fate quello che faccio io perché è rischioso. Fuck, fuck, fuck. Ok. Guarda quello là. Ho visto mezza testolina qua. Oh là. Che bel missile. Sembrava una persona quella. Sì, era una persona, l'ho ucciso.
Dovevo prendere un eco e mi sto grattando il culo qua. Non avanzare, non a rischio. Napalm inbound, take cover. Ecco, è fatto, lo sapevo, c'era uno qua. Quindi che l'ho preso, merda. Se lanciamo, chiedo un bombardamento su E. Zero bendaggi rimanenti. Fantastico. Toh. Se bombarda non è fatta per voi bastardi. Sì, sono le coordinate. Oh, guarda. Artiglieria on E6. Dov'è E6? Non mi ricordo dove diavolo era. Devo ricordarmi la cosa dell'artiglieria. Oh sì, lo sta lanciando da me. C'ho anche i binocoli per segnare l'artiglieria. Per lanciarlo. Fortunatamente non siamo a tiro. Comunque se praticamente accolgono la vostra richiesta di artiglieria, fate punti. Alle volte comunque volano mani, piedi. Tipo in questo caso una mano. Un pezzo di braccio, così. Era un cadavere già. Dobbiamo essere pronti a sparare un colpo. Posso essere ovunque. Charlie di merda! Ok, non c'è nessuno. We are taking echo. Annanna. Non posso prendere Echo da solo, raga, come... No! Fuck. Dimmi che è morto. Cazzo, mi sono finiti i colpi proprio nel momento in cui ce l'avevo davanti. Credo sia ancora in zona, però. Merda! Comunque, shit! Non mi conviene tirare fuori il muso. Stanno chiamando un bombardamento sicuramente. Spook, no, non è bombardamento. Aereo. Ok, vai, 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 vai. Guys, we need to attack, davvero? Ma l'ho preso, infame! Non ci credo! Bastardo lì preso. Merda, l'ho rischiata male. No, non posso tirare fuori il muso. Minchia, fortuna che ha preso il blindato. Come fai? Cioè, come cazzo fai? Cioè? Gli segno le coordinate. Se vuole lanciare un attacco aereo, quello che gli pare, può farlo. Comunque, in sostanza potete... Se avete la stoffa potete fare anche il comandante, lanciare gli attacchi, roba del genere. Però è complicato, perché se sbagliate praticamente uccidete, potete uccidere tutto il vostro team e roba del genere. Quindi cioè, dovete stare attenti quando lo lanciate, eccetera eccetera. E se ammazzate il team praticamente vi buttano fuori. Napalm, vediamolo. Ve lo faccio vedere, dai. Questo è figo da vedere. Guardate. Woo! Charlie Cotti! L'altro cazzo lo amo il Napalm, cacchio. Sì, ha bruciato un po' di getto, non tanto, ma almeno due li ha bruciati. Cioè due, un attacco aereo e ne ha ucciso due. Mirlo. Aia! No, non è possibile, no. Ci hanno bloccato per bene a sto giro, no. Devo riprenderci comunque la mano, ragazzi. Qualcuno l'ho ucciso. Overtime. Cacchio. Non continuare ad attaccare, dai. Spingete!
Merda, mi sa che stanno bombardando. Che belle urla. Vai di lanciafiamme, cuocili. Echo is being attacked. Siamo noi su Echo, che cazzo vogliamo attaccare? Siamo i King! Ah, signore! Push on the heroes. Lo faremo! Il primo! Passo dal tunnel. Cos'è quel rumore? Qualcuno deve essere incappato in una trappola. Vai, 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 spingili, 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 spingili. Se va avanti lui così, vuol dire che possiamo permettercelo. Zio, andiamo. Possiamo farcela. Questo è morto in una trappola. Io non morire in una trappola. We have lost Echo. Morirò da eroe. Su D. Prenderò! Oh Gesù! La pallotta, la pallone in porta! Mi porto dietro! Lancia qualcosa qua! Ci sono su D, sono l'unico su D, mi sa, no, no, ce n'è tre. Tre amichetti, tre amichetti. Dai, 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 dai. Dai. Abbiamo perso Eba, che cazzo stiamo facendo qua? Ce la faremo mai? No, 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 no! Fuck. Merda! Ah, mi ha respawnato subito. Ma ormai siamo rimasti in 7. Siamo rimasti in 7. Ci verranno a cercare adesso. Cioè, 7 rinforzi sono rimasti. Che cazzo facciamo con 7 rinforzi? Sì. Torna nella tua tana, piattola. Bombardamento. Cotti, bravi. Abbiamo catturato Delta, per quel che vale. Dai, è stata una bella partita comunque, dai. Allora ragazzi, se vi piace questa serie, lo so, non è per tutti. Se vi piace però spaccate di like. Beh, ve ne porterò altri quando riesco, vi porterò altre partite su altre mappe. Vi faccio vedere un po' tutto il gioco, dai. Raga, grazie del supportone, ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti, ho fatto 20 kill, che bello!